Polifemo, eventi natalizi e a Fragagnano dei bellissimi mercatini che fanno sentire forte l'atmosfera, il clima natalizio. È una gioia per i più piccoli ma anche per i più grandi che per qualche ora ritornano bambini. Siamo con il sindaco di Fragagnano, il dottor Giuseppe Fischetti. Parliamo intanto di questo Natale fragagnanese, una serie di eventi che hanno una particolare valenza, un particolare significato, perché Fragagnano è un comune piccolo, però ha davvero raggiunto, sta esprimendo il meglio di sé per quanto riguarda appunto la programmazione, per quanto riguarda la capacità di, ripeto, far vivere il Natale. Sì, intanto buonasera a tutti. Oggi ospitiamo i mercatini di Natale, siamo alla quarta edizione e siamo particolarmente soddisfatti del risultato perché, come giustamente dicevi, abbiamo un po' il suono interrotto. Non sono bombe. No, sono i nostri bravissimi tamburini. E abbiamo cercato di rendere un po' più vivace questo Natale, di offrire qualcosa ai bambini, ai più piccini, però come dicevi giustamente è un'occasione anche per i più grandi di vivere nella nostra comunità il Natale, perché molto spesso si tende ad uscire, andare fuori, andare a visitare altri posti, e invece riteniamo che anche in queste, soprattutto in queste circostanze, sia davvero stupendo ritrovarsi come comunità tutti insieme. Devo ringraziare naturalmente tutte le associazioni che si sono messi a disposizione per realizzare questi stand, queste casette, e l'assessore Tinelli che si è prodigata in particolar modo per la realizzazione di tutto questo. E che dire, devo augurare a tutti coloro che verranno a trovarci una buona visione, una buona serata. Ecco, stiamo vedendo gli amici che col tamburo ci fanno così vivere un clima davvero scoppiettante, no? A suon di colpi di tamburo. E sindaco, vedendo così, ora ci addentreremo meglio tra le varie bancarelle, prodotti locali, quindi prodotti culinari, ma anche prodotti proprio di manifattura, artigianali. Sì, lo spirito dei mercatini di Natale è appunto anche questo. Magari siamo ancora sotto, diciamo, il nostro operatore li sta riprendendo in presa live. Siamo sotto performance dei tamburini. Dicevo, cerchiamo di valorizzare i prodotti locali, l'artigianato locale, per cui questa è anche un'occasione per proporre e presentare quelli che sono i prodotti tipici, appunto. Una comunità che si ritrova, si stringe intorno alle proprie tradizioni. Sì, una comunità che appunto in occasione del Natale vuole vivere, come dicevo prima, in maniera condivisa queste festività. Per cui mi sento anche naturalmente di dover fare i miei migliori auguri a tutti i fragagnanesi e non solo, a tutti gli spettatori della trasmissione Polifemo. E ci avventuriamo così tra le varie bancarelle. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta, perché la nostra attenzione viene così presa un prodotto caratteristico e un altro. Qui vedete addirittura delle creazioni proprio in lana. Vedete anche dei cappellini, dei Babbo Natale, delle scarpette appunto per i più piccoli, e l'angolo dei più piccoli e ovviamente le immancabili calze della Befana. Ancora qui il settore, appunto, qui abbiamo bigiotteria oggettistica e qui abbiamo anche proprio una serie di prodotti natalizi, di creazioni natalizie. Davvero bello questo, vedete, è proprio un vaso proprio stilizzato che contiene i simboli del Natale, il vischio, la neve, dei ceri, vedete, per i più piccoli. Ecco, abbiamo qui gli espositori. Diteci qualcosa su questi prodotti, da dove venite?
da Fragagnano e niente, è un hobby, un passatempo che a me piace fare, creare dalla base proprio. E questa è l'occasione per esporli? Certo, sì. Beh, soprattutto è Natale, regalini, cose. Spostiamoci, vedete, e qui altre realizzazioni. Vedo anche dei dolciumi, dovrebbero essere dei cioccolatini. Sì, 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 noi abbiamo deciso quest'anno di preparare dei prodotti sia artigianalmente e altri di prenderli all'Associazione per un Sorriso in Più. Perché un'azione benefica. Sì, 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 un'associazione benefica dove ci sono alcuni prodotti che li abbiamo presi direttamente da loro e altri che li abbiamo fatti noi, con tutti fatti a mano, dove una parte del ricavato andrà in beneficenza. Ecco, vedete, è bello notare la creatività, ecco, lo spirito creativo di questi prodotti. Qui invece abbiamo dei distintivi, abbiamo delle cose tipicamente, vedete, ecco, dei distintivi così raffiguranti i calciatori, riguardanti cartoni animati, ma vedete anche, ecco, addirittura qui hanno fatto dei quadretti dei singoli giocatori delle singole squadre di calcio, ma io sarei di parte, sono juventino, e quindi vedete la creatività come si esprime. Quindi prodotti, e qui ovviamente non possono mancare i panettoni, i dolciumi, leggo anche di Farina e Fantasia di Walter Caniglia. E lei? Ecco, beh, veramente ci prendete per la gola. Si potrebbe dire la stessa cosa. Sì, effettivamente è un panettone artigianale, lievito madre, senza conservanti, con prodotti di prima qualità e tante notti in piedi. Il lavoro dei panificatori è duro? Purtroppo sì. E poi si spazia altre creazioni, vedete qui proprio tipicamente natalizie. Cosa vendete? Miele, ecco, no, io ero stato ingannato perché vedevo qui l'addobbo e pensavo che fossero dei prodotti natalizi, prodotti di manifattura, invece vedo, ecco, leggo, miele e mille fiori. Da dove venite? Qui di Fragagnano siamo in loco. È una caratteristica propria, non sapevo di questa proprio specialità che avete nella produzione del miele. Abbiamo iniziato questo ormai il sesto anno, è nata tutta come una passione da fare così, giusto per un consumo familiare, però poi quello che in più facciamo mercatini, vendiamo qualcosa così alla gente del posto. Ecco, ci spostiamo, altre prelibatezze, vedete, amaro bianco, amaro salentino, quindi qui una serie di liquori. Buonasera. Cosa ci offrite? Sono delle creme di liquore, dei prodotti di pasticceria trasformati in creme di liquore, dei liquori dolci e degli amari certificati dalla regione, sono dei prodotti PAT. Veniamo nella zona, noi siamo fuori, nella zona di Gallipoli, in Tatuglia. Sì. Dal Salento? Sì, dal Salento. Se volete assaggiare qualcosa a disposizione. Perché no, allora, sì. Cosa gradite? Ma io non è che... C'è pistacchio, mandorla, liquirizia, nocciola. Mandorla è più. Mandorla semplice. Così lo facciamo proprio live. Vedevo anche qui molto belli questi mustacciolo salentino, vedete, i liquori e poi delle cialde, no? Vedo, signora. Sì, il gusto della cialda. Quindi si beve e si mangia, quindi... Vedete, stiamo sperimentando proprio in prima persona la cialda. Questo è di mandorla, no? Mandorla. Ecco. Divino amore. Si sente proprio il sapore delle mandorle e poi il piacere così di mangiare, di vedere scricchiolare queste cialde. E vedete qui altri prodotti, qui ci sono dei cestini, no? Sicuramente per un'estrazione, gli immancabili popcorn, e lì vedete
si fanno le piadine, le crepe. Quindi ovviamente ecco la caratteristica di questi mercatini, che nella loro semplicità ci mostrano vuoi dei prodotti, dicevo, di manifattura, quindi un'arte, proprio la creatività artistica di certi manufatti, e sia, dicevo, i prodotti culinari. Ma vedete, qui poi ci sono altri simboli natalizi, ma ci sono altre bancarelle sul corso, è tutto concentrato qui nella piazza. Vediamo di attraversare e di scoprire cosa si sta realizzando. Ecco, qui è per il divertimento dei più piccoli, è l'Avis. Cosa realizzate? Prego, no, non siate timidi. Sì, vedo dei bambini con dei palloncini. Sono tutti in offerta, quindi si possono prendere senza problemi. È un'offerta che si possono dare all'Avis, così come... Donatori di sangue, ricordiamo. Solo per lo scopo di aiutare l'associazione a proseguire nell'attività. Solo per questo. Procediamo nella nostra passeggiata, un'altra espressione della Proloco, e vedete dei prodotti tipici, dovrebbero essere le chianchiarelle cosiddette, e poi ci sono anche dei dolciumi, e qui, dicevo, altri manufatti, lavoro in lana. Chi vuol parlare? Ecco, beh, si avvicini, signora. Vabbè, si vergognano. Comunque, vedete, sono tutti prodotti davvero lavorati a mano in lana, bellissimi. Queste sono delle scarpe pantofole, diciamo così, in lana, con il verde e il rosso, che peraltro sono colori tipicamente natalizi. E qui l'uomo, il pupazzo di neve, che ovviamente ci saluta. Beh, dicevo, anche prodotti tipici. Qui abbiamo il capocollo di Martina Franca, un marchio DOC, e ci sono anche degli assaggini, delle piccole degustazioni, di modo che si assaggia e poi chi così prova è davvero soddisfatto, magari compra il prodotto. Come va? Come sta andando stasera? Adesso... Si è appena iniziato? Sì. È una tradizione, da quanti anni la portate avanti? Oltre 30 anni sono di esperienza. Familiare proprio? Sì. E allora assaggiamoli. Piacere, prego. Questo è capocollo? Sì. E qui vedete degli altri assaggini. Proseguiamo. E vedete altri mercatini. Arriviamo fino alla chiesa. Anche qui qui lo zucchero filato, immancabile lo zucchero filato, ed altre creazioni, dicevamo, ghirlande e quant'altro, tipicamente natalizie. E qui ci spostiamo di fronte, e qui si prepara, vediamo le donne, le massaie che preparano la pasta. Cosa si prepara, signora? Panzerotti. Tutto, vedete, loro dal produttore al consumatore, loro li preparano la pasta e si friggono. Sul posto, certo, si friggono sul posto e si vendono, e si acquistano e si degustano. Vedo a fianco, peraltro, sapete la mia debolezza per i dolciumi, i sanacchioderi, quelli che chiamano strufoli, e altre roba alimentare, mi sembra sembra marmellata. Sì, questa è crostata con la marmellata d'amarena. Questa crostata d'arancia. Sì, albicocche. Ciambelle, dolci tipici, diciamo. Bene, proseguiamo. E qui abbiamo anche della degustazione. Cosa sono, vini?
abbinati ovviamente. Pugliese, poi abbiamo... Ecco signora, c'eravamo distratti. Allora dicevamo, perché sa il bello della diretta, questi panzerotti li vedo ben rosolati. La palma con te ce l'ha il signore. Prego. Allora signora, parliamo di come fate questi panzerotti. È una cosa tradizionale pugliese. Li vedo belli rosolati. Eh sì. Sono rosolati, sono ben pieni, prodotti tutti freschi. Mozzarella, prosciutto, pomodoro, mortadella. Roba freschissima. Roba fatta casareccia. Casareccia, poi abbiamo le orecchiette a ragù, poi avremo le castagne, i dolci che sono posizionati nella prima parte. E insomma, buon appetito, cosa dire? Buon appetito. Tutto accompagnato da un bicchiere di vino, o bianco o rosso. Ok, un buon bicchiere di vino. In casa. Va bene, grazie. Grazie a voi, auguri. E qui vedete tutto naturale, vedete il legname che viene arso. Ancora un'altra esibizione degli amici al tamburo, vedete? Forse la voce mia sarà sicuramente oscurata, coperta dalla forza dei colpi di tamburo. Abbiamo visto l'esibizione degli amici ai tamburi, mi sono incuriosito e ho visto anche delle così armi d'epoca e quant'altro, armature. Presentatevi. Sì, io sono il presidente dell'associazione Tamburini del Barone di Freganius, i ragazzi che vedete alle mie spalle. E niente, da 7 anni che riproduciamo marce da battaglia medievale e insieme all'associazione di Davide Ligorio collaboriamo. Prego, prego. Tramite appunto la scherma e la compagnia d'arme. Compagnia d'arme si chiama Milizia Regis, siamo di Oria, un paese qui vicino dove la tradizione medievale appunto si sente abbastanza forte. E nulla, noi cerchiamo di replicare il tutto, vita, combattimenti, anche appunto gli equipaggiamenti del 1200. E vedete qui le armature, l'equipaggiamento tipicamente medievale, vedete. Si rivive il Medioevo, una bella spada, queste sono delle manette, no, se, non sappiamo. Queste qui sono, si usavano a cavallo. Ecco, sembravano delle manette. E questa è una daga, queste sono spade. Questo qui invece si chiamava camaglio, si indossava in testa. E invece questa, la cotta di maglia, si indossava al petto. Per proteggere dai colpi. Questa serviva principalmente per le frecce. Infatti la freccia non riusciva mai a attraversare la cotta di maglia. I soldati morivano per l'impatto. Si bloccava la circolazione, il cuore smetteva di battere e i soldati morivano. Sonia Tinelli, assessore del comune di Fragagnano allo sport, al turismo e alle politiche giovanili, ha curato per quanto riguarda gli aspetti amministrativi la serata di questa sera con questi mercatini davvero interessanti, perché coniugano, l'ho detto più volte, talune specialità culinarie con la creatività artistica tipica del Natale, una semplicità ricca, oso dire, che è poi lo spirito del Natale. Questa è la quarta edizione dei mercatini di Natale, è iniziata, diciamo, la prima edizione è iniziata quasi per gioco, abbiamo provato e la risposta, cioè il paese ha risposto benissimo. Quest'anno sono tante le associazioni che hanno aderito, commercianti, artigiani e
Ripeto, per un paese piccolino come Fragagnano è bello vedere una piazza piena e respirare il clima natalizio. Il divertimento per i più piccoli certamente, ma i grandi che tornano bambini. Il tutto lo faccio soprattutto per i più piccoli e i grandi fanno da cornice. A me interessano i piccolini che si divertino. Queste luci, queste simbologie del Natale fanno proprio sentire l'atmosfera della nascita di Gesù Bambino. Io sono un amante del Natale, quindi l'atmosfera natale, cioè ho creato questa cosa perché amo l'atmosfera natalizia e ripeto, pur essendo un paese piccolino, è bello respirare questo clima natalizio. Le famiglie che si riuniscono, esatto. Magari anche persone che vengono da fuori ritornano. La cosa fondamentale è vedere un paese che collabora, perché senza la collaborazione di tutti non si può fare niente. Di vedere insieme istituzioni, associazioni, esatto, e semplici, esatto, cittadini. Esatto, sì, questo. Evviva il Natale a Fragagnano, torneremo qui perché ci sarà un'altra chicca, un'altra delizia. Vi faremo vedere i presepi realizzati nelle varie case e poi ci sarà una apposita giuria che decreterà il vincitore di questa gara. Buon Natale a tutti da Fragagnano, con queste luci, con questo clima davvero incantevole. Grazie.